Questo amministratore disonesto non è disonesto per quello che ha fatto dopo, sino per quello che ha fatto prima, per quello che ha fatto prima, perché ha amministrato male. La vita si gioca tutta lì, la vita si gioca tutta lì, vero? E dovremmo fare l'esame di coscienza la mattina, poi certo magari anche un esame di revisione la sera, ma la mattina, nel senso che chi sono io? Io mi sono alzato, ho da fare questa cosa, ho da lavorare, ho da studiare, una giornata con vari impegni, o forse senza impegni, se sei una persona anziana. Come la vivo questa giornata? Secondo i miei schemi, secondo i miei criteri, no? Secondo quello che io penso, come? E scoprire che 90 su 100 la vivremmo da amministratori disonesti. Perché che cosa dobbiamo amministrare? Una ricchezza infinita. Amministrare quello che ci è stato affidato. E qui sempre sbagliamo, penso, no? Perché noi pensiamo che dobbiamo amministrare il matrimonio, dobbiamo amministrare il ministero, dobbiamo amministrare quello che dobbiamo fare, no? Tutto questo che noi pensiamo normalmente che sia da amministrare sono strumenti, sono mezzi, sono situazioni, sono occasioni per amministrare. Ma quello che è da amministrare è quello che abbiamo ricevuto. Più profondamente che ci fa persona. Allora, a me non mi fa persona, né figlio di Dio, essere prete, stare in una parrocchia piuttosto che in un ospedale, piuttosto che, non lo so, nell'evangelizzazione, nella missione. Non ho da amministrare quello. Quello che fa persona una donna non è neanche l'essere madre, alcune non lo sono, alcune non possono avere figli, no? Non è nemmeno l'essere moglie, non è nemmeno l'essere marito, non è nemmeno l'essere suora o maestra o in un ospedale. Amministrare male significa amministrare con i propri criteri, mondani, senza pensare a una cosa, che io, senza Gesù Cristo, sono un amministratore infedele. Cioè io oggi entro in questa giornata sapendo che per me stesso, sarei o sarò un amministratore infedele dell'amore di Dio, di quello che mi ha attratto all'esistenza. Quello che mi ha attratto all'esistenza è stato il suo amore. Quello che mi ha attratto all'esistenza, quello che mi ha desiderato, voluto, è l'amore infinito di nostro Padre. Se io guardo all'amore di nostro Padre, di mio Padre, rivelato in Gesù Cristo, allora probabilmente cambierò 90 su 100 i miei criteri per amministrare questo amore che riempie la mia vita. Allora vivrò in maniera differente il matrimonio, il ministero, l'educazione dei figli, il lavoro, la vecchiaia, il tempo che il Signore mi dà di vivere, le persone con le quali ho delle relazioni, le cose da fare. Starà in un altro orizzonte. Adesso dice, attenti, come vivono quelli del mondo, i figli di questo mondo, come vivono? Facendosi amici, con la disonesta ricchezza, cioè bustarelle, tangenti, favori, e quello che, se non è per i soldi, è quello che facciamo noi, diciamo, nelle relazioni. Do ut des, cioè sempre, no? Allora, guarda, quello, fallo con me, cioè approfittati del mio amore. Non dimenticare che quello che io ho dato in amministrazione non finisce. È un amore infinito. Approfittati di me, tra virgolette, dice il Signore. E quello che fa quest'uomo, questo amministratore, poi si faceva così, no? Perché lui non è che toglie al padrone, toglie del suo guadagno, no? C'era molta libertà, per questo può togliere 50 o può togliere 20, che era il suo guadagno, no? Che era quello che lui, non è proprio immediatamente che faccia una cresta e rubi, eh? Cioè era un modo, no, di amministrare, era proprio questo. Lui doveva farsi pagare 80 o nel caso 50, però poi il resto era a suo favore, no? E lì era molto libero, per questo poteva fare. Allora evidentemente, come faceva dei guadagni enormi, allora probabilmente anche lì, sì, forse con cresta eccetera, allora rientra e abbassa, cioè si umilia, toglie del suo, ritorna al motivo per cui è stato chiamato ad amministrare. Convertirci significa ritornare in noi stessi, cioè ritornare nella nostra più profonda e intima identità, che è amare, che non è fare la cresta, non è approfittarci degli altri, ma dare la nostra vita. E questo è quello che volevo dire, cioè
se io oggi mi metto davanti alla mappa di questa giornata, io avrò già in testa probabilmente moltissimi programmi, già ho lì una contabilità, con questa persona dovrò fare così, con quest'altra dovrò fare colà, in questa situazione dovrò fare così, e già non è amministrare l'amore che mi è stato dato, perché è già metterci del mio. Allora, guarda, io ti ho dato la vita, tu sei un amministratore disonesto, tu di per te, tu non hai forza per zappare. Se io davvero facessi i conti con te oggi, questo dico, di fare l'esame di coscienza adesso, nell'Eucaristia la mattina, durante le lodi, durante la preghiera, prima di intraprendere ogni attività, e dire, allora, mettiamo che facciamo adesso, previamente, i conti con te, perché ho sentito che hanno parlato male di te, perché ho sentito tua moglie, ho sentito quella sorella, ho sentito quel parrocchiano, ho sentito quel nipote, ho sentito quella persona che ha detto che tu gli hai rubato quello che gli era destinato, l'amore, la pazienza, la misericordia, è vero o no? E oggi farai lo stesso, non puoi più amministrare. Quando è che un seminarista può essere ordinato prete? Quando quel seminarista è perfettamente consapevole che non può essere amministratore. Così una suora, così un ragazzo per sposarsi. Sembra assurdo, ma è così. Qual è il più grande problema di un giovane prete? Che lui pensa di saper amministrare. E va in una parrocchia e lui sa tutto. C'è anche molto zelo, è bravissimo. Però fa lui tutto. Così una suora... Così uno sposato, io ti amerò, poi dopo la prima difficoltà, quando chiudi la porta e vedi la moglie com'è, o il marito com'è, già vorresti scappare, no? Allora noi sappiamo questo, sulla luce della parola ci dice questo, e dice, ma che farò oggi? Zappare non c'ho forza, io non posso mendicare, che cosa posso fare? Ah, approfitto di quello che mi è stato dato, rinuncio a me stesso, mi dono completamente. Chiamo tutti quelli che hanno un credito con me, o che io ho un debito con loro, di pazienza, di amore, di perdono, di tenerezza, di quello che sia, di ore. Questo è capovolgere completamente la vita, no? Allora, che cosa siamo chiamati ad amministrare? Questo amore che adesso si compie nel corpo e sangue di Cristo. Allora cambia completamente. Che farò oggi? Che farò oggi in quella situazione? Che farò oggi con questa persona? Cancella la misericordia prima di ogni cosa, l'amore prima di ogni cosa, ma questo lo possiamo vivere solo se oggi, adesso, davanti al crocifisso, diciamo, che hai fatto con me? Mi hai tolto tutti i debiti, non una parte, se no non sarei nemmeno qui. Chi vive con questa consapevolezza, ma non è consapevolezza razionale, chi ha questa esperienza profonda, che non può fare nulla, che non c'ha forza, che c'ha vergogna, come Adamo ed Eva fuori dopo aver peccato, cioè che veramente non è neanche persona senza questo amore, allora vive amministrando l'amore che lo tiene. Sa che può attingere a quell'amore che è infinito, a quella grazia, allora saprà come agire in ogni circostanza. Cancellando i debiti, perdonando, che è l'unico criterio che può fare un cristiano. In ogni situazione, a costo anche di passare per stupido, a costo anche di passare per tonto, il discorso della montagna, e questo è in tutto, non soltanto con i soldi, in tutte le relazioni. Allora, questo soltanto se partiamo facendo questo esame di coscienza ogni mattina e riconoscendo di non poter fare nulla, ma che lui ci ama tanto. Che ci dà previamente tanta tanta grazia, ci dà le chiavi dei suoi forzieri per entrare in ogni giornata e amare veramente, amare, che è l'unica forma di poter amministrare quello che non è nostro, questo amore che ci costituisce persona, non è nostro a nessun secondo della nostra vita, non è nostro nulla, tutto è suo, se lo amministriamo nell'amore che gli dà vita, allora potremo conseguire ogni giorno la felicità sempre dentro le nostre debolezze, le cadute, ma con un fondo diverso, cioè non peccati mortali, se non peccati che inerenti alla nostra debolezza, quello che sia, ma mai più nella morte, mai più nei peccati che significa amministrare senza fedeltà, infedelmente, l'amore di Dio, cioè vivere contro natura senza amore, cercando se stessi. Questo lo fa il Signore oggi.